E ciao a tutti e bentornati nella mia run veterana su Borderlands 3. Nello scorso episodio abbiamo completato le principali al QG Atlas, ma ci rimangono le secondarie da fare. E visto che per andare a fare quelle secondarie dobbiamo andare giù, direi prima di fare il teletrasporto di sfruttare l'occasione e fare un'altra kill di Katagawa. Quindi andiamo giù. E non riappare perché dobbiamo uscire dalla mappa perché succeda. Whoops, colpa mia. Comunque, andiamo quindi a prendere il teletrasporto. Allora, niente kill di Katagawa perché dovremmo consegnare la principale per ottenerla. E direi che possiamo tipparci qua giù. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ora, che io sappia, il secondo accesso al QG Atlas non si apre finché non consegniamo la principale. Però possiamo andare a controllare. E nel mentre possiamo anche farmare di nuovo i mini boss, visto che dobbiamo salire. E vi faccio vedere anche una scorciatoia per evitare di dover fare tutto il giro ogni volta. Guardate. A parte che abbiamo una cassa qua, quindi già di base schifo non ci fa. Ma a parte quello, possiamo andare a far così, possiamo far così e possiamo far così. Molto semplice, vero? Però funziona effettivamente. Ora, in teoria qua i miniboss dovrebbero riapparire, ma non li vedo sulla minimappa e la cosa è molto strana. Ok, ci sono i miniboss. Vedete che ci sono. Dobbiamo solo dargli un attimo di tempo. Non è possibile, anche stavolta otteniamo delle leggendarie a caso. Non è possibile. Ok, almeno non 5 leggendarie, dai. Coso? Coso? Allora. Coso? Vedo che non ci siamo capiti, Coso. Allora, visto che Coso vuole star lassù e non si leva, Coso adesso si tippa qua giù. Fuori dalle scatole, Coso. Fammi arrivare il miniboss, dimmi che non l'hai ammazzato già. Ok, no. Perfetto. Adesso posso rimettere l'abilità normale quando finisce lui. Allora, cosa ci ha dato? Oddio. Ma sì, dai, tanto per avere qualcosa di un po' diverso, ma non è nulla di che la Thunderbolt Fist in sto gioco, devo essere sincero. A parte che proprio strana l'impugnatura, non l'avevo mai vista con questa parte. Questa impugnatura l'avevo vista soltanto su altre pistole, vabbè. Allora, andiamo a rimettere i nostri rack classici. Ecco qua. E adesso possiamo finalmente andare a fare un po' delle secondarie. Quindi direi di andare anche a vedere, ma non credo, no, è tutto chiuso, né? No, c'è già, ok. Andiamo a prenderla, facciamo un avanti e indietro veloce con la porta lì, così me lo salvo sulla mappa. Non credo che avremo mai ragione di tornare qua sul QG Atlas, però. Poi c'è anche un'altra cosa che voglio controllare un attimo. Quanto è lontana quell'autostrada lì? Non tanto, vero? Non ci ho mai guardato, ma sono curioso di vedere qui con voi se l'autostrada è modellata interamente. Sono molto curioso di vedere, sinceramente. Anche perché, ripeto, non è quel granché lontana. Quindi potrebbe essere carino da vedere. Guarda, mi piace un botto questi edifici più lontani in fondo della skybox. Sono veramente belli. A parte quello. Oh. Eh sì. È modellata con tutte le texture e tutto. Ok, probabilmente per risparmiare tempo, tanto non consuma tanto, per quello ci sono le texture, però c'è. Allora, stavamo dicendo, prendiamo un attimo il TP e facciamo avanti e indietro qua. Ciao Liam, ben apparso. Così adesso anche la porta principale di Atlas è aperta. So che tantissime persone non se ne sono neanche mai accorti che c'era un ingresso anche qua. Che è poi quello che troviamo chiuso all'inizio, che abbiamo trovato chiuso negli scorsi episodi. E per quello che abbiamo preso l'ingresso laterale.
Non so, piccoli dettagli che secondo me sono molto carini e spesso sopravvalutati, ad essere sincero. Anzi, più che sopravvalutati, sono ignorati, anzi, scusate. Allora, vedete, adesso la porta qua è aperta e l'ingresso all'Atlax è ufficiale. E nel caso siate curiosi di vedere com'è l'edificio facendo il giro, ovviamente è diverso. Bene, torniamo al QG Atlas e andiamo a fare la secondaria ufficialmente adesso. Oh, eccoci qua, con una visuale un po' diversa da prima, dai. Vediamo, magari può essere materiale per una thumbnail. E intanto prendiamo uno screenshot, anche ci bastano un paio di nemici per fare il livello, quindi ottimo. Sono contento anche di quello. Perché nel caso vogliate vederne una da vicino di torrette. Questo è come sono da vicino. Hanno un botto di dettagli carini che non avreste visto senza la telecamera moddata. I loghi Atlas, le varie scritte, eccetera. Sono molto carine. Bene. Andiamo. Allora, dovrebbe essere al piano terra, se non ricordo male, sulla sinistra. Sì, ok. Sfide le abbiamo fatte tutte, abbiamo le missioni da fare. Allora. Non ricordo... Regà, ma credo di essere un pollo. Avevo due casse rosse da prendere dopo il fight di Katagawa e non le ho prese. No, non le ho prese. Ok, dai, dopo la secondaria le andiamo a prendere. Non c'ho voglia di prendere l'ascensore e farci giù altre due volte. Ah no, devo andare al piano di sopra. Però non le ho prese. Sono proprio pollo io. Che strano. Ero convinto di averle prese la scorsa volta. Ding. Ok, adesso iniziamo a tirare su altro danno arma. Bene. Skip, 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 skip. Yes, vi ho spoilerato l'ingresso. Bene, bene. Andiamo. Grande cosa che ti teletrasporti in giro. Bene, skip, 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 skip. Ok, adesso devo fare il giro. Allora. Madò. Sapete cosa però? Non ho mai più abbassato la musica una volta che abbiamo finito il fight con Katagawa. Spero che negli scorsi video non sia stato un problema. In editing non mi è sembrato, però... Cioè, cosa? Cioè, ha distrutto una matriarca in un colpo? Interessante. Beh, credo che avremo un'arma per un po' allora. Bello come fanno gli esperimenti sui soldati Maliwan. Ma lol. Beh, io vedo un barile, io non resisto a fare... Bonk. Oh, davvero shotta una matriarca. Madò. Non me l'aspettavo questo tipo di danno, regà. Ma è uno spettacolo. Non ricordo però se fa... se fa self damage, vediamo. Sì, fa self damage, ok. Ok, ok, mi piace quello che sto vedendo. Facciamo una magia. Ah, peccato, speravo di prenderne un altro. Ok. Allora, dobbiamo andare per la cella. Andiamo. Hop, hop, hop. Orello, spiazze.
Andiamo a fare un'altra thumbnail, ovviamente. Qua non c'è niente, vero o no? Hop, hop, hop. Perfetto. Oh, sì, che piacere respirare di nuovo l'aria fredda. Ale. Adesso devo fare tutto il giro. Ah no, ok, si è aperta la porta. Meno male. Non capisco. Belli quei baffoni. Andiamo. Seguiamo Glenn. Guarda come zompetta. Unlucky, povero Terry. Skip, 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 skip. Ok. Questo dettaglio non me lo ricordavo. Ma stai buono, Gary. Ok. Allora, fuck, non ci sono arrivato. Ah, ok, però devo star sotto, va bene allora. Allora, andiamo a inserire Ur cervello. Cucchiaio da gelato? Ah, però. Hello! Però l'eco, se non sbaglio, fa cacare. Vediamo. L'ho provata soltanto congelante. Magari esplosiva è meglio. Boh, direi che con le thumbnail siamo a posto oggi. Skip, 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 skip. Poi skip, 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 skip. Guarda quanti dialoghi ci stanno in sta quest. Non c'è un cavolo da fare a parte 30.000 dialoghi. Immaginate voi. Che giro stai facendo, Terry? Spiegami un attimo. A parte che io non ricordo, ma... qua in mezzo ci si può andare? Ah, è semplicemente una gabbia. Ok, nulla di che. Va bene, mi sembrava strano. Non mi ricordavo nulla là dentro. Non c'è problema, andiamo su. Hop, hop. Ancora parla, ma che caso. Ok, c'è quella pistolina del cavolo, quel peacemonker. Boh. Allora, adesso dobbiamo uscire e dobbiamo andare di nuovo nella stanza finale dopo Katagawa, purtroppo. Colpa mia che l'altra volta non ho preso quello che dovevo. Adesso mi farò perdonare. Ci sono ben due casse rosse nella stessa stanza e non ne ho presa nemmeno una. Bisogna essere abbastanza forti per riuscire a fare delle pessime scelte del genere. Vediamoci nell'ufficio di Rhys, dai. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Eccoci arrivati. Allora, adesso dobbiamo di nuovo scendere dalla parte di Katagawa Junior, anche perché è la strada più veloce, sinceramente. E poi dobbiamo andare a prendere le due casse rosse che ci sono rimaste. Che pollata, mamma mia che pollata. Avrei potuto prenderle prima, ma niente, vabbè. Allora, andiamo a fare un... e hop. Ok. Andiamo qua. Allora, qua c'è la prima. Perché non era neanche difficile da prendere. È stato proprio pollo io che non l'ho presa. Una carbuncle.
Questo era un bel po' che non la vedevo. Ma tipo anni che non vedevo una carbuncle. Wow, ok, quella la testeremo sicuro. Poi l'altra cassa rossa. Di qua, di qua. Ok. Perfetto. Adesso dovremmo aver completato la mappa. Ci manca soltanto la principale. Bene. Sanctuary, arriviamo. Eccoci sulla Sanctuary. Questa volta l'aspetto non ha senso cambiarlo, eh. Dopotutto abbiamo fatto solo una mappa. Dai, cambiamolo una seconda volta dopo. Allora, qui non abbiamo più niente da mettere se non scudo e reliquia. Reliquia che non abbiamo e scudo che funziona ancora più che bene, quindi non abbiamo bisogno di cambiare. Ottimo. Andiamo allora dalla cassa delle chiavi dorate. Vediamo se ci dà qualcosa di interessante, ma dubito. Ok. Ritiro quello che ho detto. Andiamo a vendere un po' da Marcus. Vendiamo un po' gli scarti. Ecco qua. Allora, l'hyperfocus la possiamo tenere al momento. Sta 7 livelli sotto, dai. Abbiamocela di torno. Il Nimblejack neanche morto. Non ci serve a nulla. Brainstormer non ci serve più a tanto, ma per ora lo possiamo tenere. La Surge se ne può andare a volare. Stessa cosa l'altra Surge. Krakatoa teniamo una stellina. Ok, e abbiamo questa che possiamo buttare via tranquillamente. Ottimo. Ok, andiamo a consegnare il frammento a Tannis adesso. E hop. Ecco Tannis, no, fai senza parlare Tannis. Ho sbagliato. Ok. Andiamo. Skip, 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 skip. Oh no, è un video, non posso skipparlo. Che peccato. Ci tocca assorbircelo, raga. Allora, vediamo di vederci quando è finito il video. Oh, finalmente abbiamo skippato i dialoghi, raga. Allora, noi non ne abbiamo assolutamente la necessità, ma è una questione di principio. Lo skip ci deve riuscire al primo colpo. Al secondo colpo? Al terzo colpo? Che palle che farlo con Flak. Che palle farlo con Flak. Ah, con gli altri personaggi così facile. Con Flak no. Ok, Metroplex sì. Allora, vediamo di andare a Neon Arterial, così poi avremo finalmente completato Promethea. So che magari alcuni di voi stanno dicendo: ehi, fai anche le missioni serio misterio intanto, cioè... No, regà, le facciamo tutte dopo. I DLC li facciamo tutti dopo. Ok, andiamo bellamente a ignorare perché tanto è tutto al 12, né? Sì, questa mappa non scala. Andiamo. Skip, skip, skip. Ah. Ok, bro. Interessante. Ah, è venuto a fightare anche Zero. E io ti spacco il veicolo. Quanto danno fa sta roba, quindi? Oddio. Non è male l'eco. Non è male per nulla, pensavo molto peggio. Poi se sparo due colpi grazie all'abilità di Flak è ancora meglio. Ma adoro. Ma adoro alla follia l'eco, ma è molto più soddisfacente di quello che ricordavo. Sì, va bene, Zero, fai senza farmi degli haiku.
Questa può però essere thumbnail. So che avevo detto basta, ma... Zero e zero alla fine. Dai. Perfetto. Andiamo. Ora. Vediamo un pochino come va Arterial. Qua la musica la dobbiamo ritirare su, raga. Sappiatelo, qua la musica torna su. E a breve capirete anche perché. Non ho mai guardato molto l'estetica di Arterial, detto sinceramente. Sono curioso di vedere. Possiamo vederla, ad esempio, la Torre Atlas, se ci guardiamo intorno. No? Peccato. Certo, fenomeno. Andiamo. Ok, Flak. Molto bene. Ah no, è vero, non dobbiamo prendere il veicolo, abbiamo la camionetta. Dio santo, sta intro può essere vista in talmente brutti modi, mamma mia. Chissà cosa ci ha lasciato Ellie. Adoro. Oh, è vero che c'ha il lanciarocce questo. Ah, lei one shot, quindi nel dubbio. Ma se io quella la volessi rubare, tipo? Wait a second. Ah, lui va, ok. Ci riproveremo a rubarla, perché il turbo acido non l'abbiamo ancora visto. A parte che il turbo acido lo possiamo prendere benissimo da carnivora più avanti, però... Se riuscissi a prenderlo adesso sarei molto contento. Ma certo, cara, però sai com'è? Se mi spacchi il turbo acido, la cosa mi renderà molto triste. Cioè, te potresti tipo spaccare quelli, Maya. Così, giusto per dire una lamentela. Cioè, il ciclone si è fermato lì, ma la camionetta... Oh, Maya, ma sì, utile. Lascia stai veicoli e menasti qua. No. Camionetta è sparita, peccato. Sono molto triste. No, che era dentato, aveva delle parti nuove. Dio santo, Maya. Brava, spaccami il veicolo così posso rubare un po'. Spacca, 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 spacca che devo rubare. Bene, alleluia. Allora. Dov'è quello dentato? Qua. Iniziamo a capirci perché qui se no... Allora. Una cosa. Bene. Poi, tu hai delle skin. E salviamo anche quella, tu sparisci, grazie. Ma tu chi ti ha invitato qua dentro? Sì, 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 non c'è problema. Venite pure tutti qua dentro, non c'è problema. Assolutamente non c'è problema, venite tutti qui. Sì, 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 sì. Ah, lui non ha niente, peccato. Vabbè, anyway, respawniamo il veicolo. Certo, cara, ti avvicino all'entrata. Però la prossima volta fammi prendere le camionette acide, per favore. Era quello che mi interessava, i cicloni appuntiti non mi interessano.
Adoro sto pezzo comunque, che potete fare... Ups, colpa mia. Potete fare il turbo da fermi senza partire, stile, boh, qualche videogioco di corsa, suppongo. Turbo, e sono bloccato fermo, e poi... al massimo. Beh, ovviamente si prende la strada alta, raga. Sembra abbastanza ovvio. E anche... Ah, volevo fare barrel roll, peccato. Ah, niente turbo acido lui. Tristezza. Vabbè. Addio. Oh, qua lo possiamo fare un barrel roll però. Oddio, ha funzionato, ma non come doveva. Allora, tiriamo giù le torrette subito. E così non ci spaccano. Adesso abbiamo già rubato i cicloni. Ah, cavolo, le mine fanno esplodere anche me? Ok. Mi sa che il nostro veicolo gli diciamo ciao. Oh. Boh, anche quello è andato. Qual è quella più vicina? Oh no, oddio. Fin là dietro. Certo che potevano metterne una qua nell'arena, però, eh. Bel giretto questo, devo dire. Sta parte non mi è mai piaciuta tanto, devo dire. Cioè, carina, per carità, però... un po' pesante. Sto andando dalla parte giusta. Sì. Soltanto veramente lungo il percorso. Allora, andiamo. Ecco qua. Ci ho messo un po' a rigenerare, ok. Ritentiamo il barrel roll, regà. Ah, solo metà. Camionetta è troppo lenta e pesante per un barrel roll completo, peccato. Oh, va. E... turbo! Eccoci arrivati. Perfetto, allora... cosa molto importante da far fin da subito. Abbiamo una cassa bianca da prendere. Allora, prima di tutto, controlliamo che non ci sia nulla di interessante qui. No. Prendiamo quella cassa, così poi siamo a posto. Hello? Bene. E signori, per questo episodio direi che è tutto. Ne è un'arterial è abbastanza lunga, quindi la teniamo per il prossimo episodio.